Allora, quali sono i tuoi commenti su questo Lucca Comics, Claudia? Affollato, però carino. Diciamo che il tempo era un po' indeciso e quindi non si sapeva cosa fare, via, rimane. Però oggi la giornata è buona. Beh, presentami te, dai, non c'ho voglia di presentarmi io per questo video. Sono Sailor Venus, loro sono le mie compagne. No, a me mi devi presentare, non c'ho voglia io. Va bene, questa è l'ultima giornata, speriamo... Insomma, di non trovare troppo casino poi al ritorno, farò qualche ripresa, devo andare a incontrare Chiara. E già che ci sono, tanto per fare, come si dice, farò tutto il giro delle mura e poi dopo guardo se ce la faccio, via. Bene. Vuoi riprendere anche le altre ragazze? Ma certo, vai, se volete far riprendere. Vado io. A dopo. Ma manda un saluto anche te. Prego, Sabri. Dite solo i vostri nomi se volete le domande l'intervista. Ah, io sono Ilaria, fa anche l'intervista. Ah, vai, prego. È il primo giorno di Lucca per me. Perché era al lavoro. Non sei mai venuta, via. Era al lavoro. Ah, ok. O uno o l'altro. No, ma dico, gli anni scorsi ci venivi. Sì. Sono 7 anni più o meno. Ormai sono sempre qui. Senti, ti faccio questa domanda come la faccio a tutti, riguardo i giochi. Non so se te giochi un po' all'incirca, no? Non pensi che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Che ora sono diventati tipo dei film reali, che si pensa di più alla grafica che alla, che alla storia. Che alla giocabilità, via. Non lo so, perché non è che sono così... Vabbè, però un tuo parere... Dipende, tipo, cioè, quello che sto tipo batte. Ma vicino si sente meglio. Il problema è scegliere solo un aspetto invece che tanti, cioè che tutti, perché a quel punto o migliori equilibri sia la giocabilità che, che il livello di grafica per avere un equilibrio, sennò è bello sì, però poi ci giochi e... Da dove vieni? Da Empoli. Sei venuta in macchina, in treno? Sono venuta in macchina. Vuoi mandare un saluto per concludere? Riprendiamo anche le altre, sì. Che dici? Guarda, stanno facendo le prove. Manda un saluto. Ciao, come ti chiami? Eleonora. Eleonora. Da dove vieni? Empoli. Vedi, stanno facendo le prove. La provo io. Vai. Ciao, come ti chiami? Samantha. Da dove vieni? Da Ficecchio. Vuoi mandare un saluto? Ciao a tutti. Ciao. Sailor Moon. Claudia, ma... Vai, e uno? Vai. È tutto in diretta, e questo è il bello dei miei video. Vai, ora è il prossimo. Vai. Ciao. Beh, a posto sì, ora io vado un po' in giro, va bene? Ok. Vediamo se poi riusciamo a tenerci in contatto. Va bene, Sami, Sami. A dopo, ciao. Vai, a dopo, ciao. Daniele si vede. Ciao, come ti chiami? Luisa. No, ora poi anche... Che cosplay stai facendo? Idea Kramer, la strega di Final Fantasy 8. Ah, no, non lo conosco. Vuoi dire di cosa si tratta brevemente, se ti va? È difficilissimo. È veramente una storia complicata. Sono più di 90 ore di gioco. Allora no, va. È troppo complesso. Allora, io siccome sono un appassionato di giochi, secondo te i giochi non stanno cambiando in maniera negativa? Mi spiego meglio. Però c'è dei giochi che si pensa di più alla grafica che alla giocabilità, che stanno diventando come dei film,
come della roba reale, via. Qual è il tuo parere su questa cosa? Ma in realtà a me quello che dà fastidio è che le storie sono troppo semplici. Cioè, nel senso, prima dovevi impegnarti a fare qualcosa, adesso hai una strada dritta, segui quella e non devi più pensare al gioco, non devi più pensare a giocare. Semplicemente è bello da vedere. Da dove vieni? Non si dice. Ah vabbè, se non lo vuoi dire non è un problema. Sei venuta in macchina, in treno? In macchina. Va bene, ci vuoi mandare un saluto, se vuoi dire qualcosa per concludere. Ciao ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, come vi chiamate? Io sono Anna. Sono Luca. Che cosplay state facendo? Krista di Attack on Titan. Soldato sovietico della Seconda Guerra Mondiale. Vuoi dire brevemente cosa si tratta questo personaggio? Che l'ho sempre visto ma non ho mai capito di cosa si tratta. Allora, il cosplay è formato dall'imbragatura che è tenuta su dai ganci. Poi ci sono gli stivali e la giacca che... Perché mi pare che questo vicolo che c'è anche tipo della specie di armi. Sì. In pratica i personaggi dell'anime combattono i giganti che tentano di mangiare gli umani e quindi tentano di combatterli appunto. Ed è basato su questo l'anime. Vabbè, te lo chiedo prima a te questa domanda. Riguardo i giochi, ma vicino si sente meglio. Riguardo i giochi... No, aspetta, ti faccio la domanda. Okay, okay. Ah, non pensi che i giochi ora stanno cambiando in modo negativo? Mi spiego meglio. Che c'è dei giochi che sembrano dei film o che seguono la realtà, che si vede che sono tipo... Si pensa di più alla grafica che alla giocabilità. Non pensi che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Sì, ad esempio, faccio un esempio. Command & Conquer fu un gioco che secondo me fu galattico, diciamo, fu uno infatti dei migliori. Infatti mi sei venuto in mente quel gioco quando t'ho visto. Sì, del Kong Street di Red Alert 3. Poteva essere un'idea perché io gioco ancora quel gioco e prendo sempre i russi. Poi a me piaceva già l'idea russa. Io sono un po' idealista comunista. Ah. Nel senso. Beh, prima volta sento qualcuno parla della. Come si dice? Ideologia politica, via. Sì, perché quando uno dice sono comunista pensa a tutt'altra cosa. Se io dico. Te invece lo dici e lo pensi. Io lo dico. Ma lo penso, in che senso? Non posso essere comunista in quest'era, diciamo, perché non si possono applicare varie leggi. Io sono d'accordo, ora va dai tempi della rivoluzione bolscevica, io ero d'accordo con Lenin. Ad esempio, sempre c'era la dittatura, ma non poteva applicare certe leggi. Comunque, il cosplay si basa su un soldato semplicissimo sovietico, con cintura originale, col bacco. Questo proprio l'hai comprato su internet, penso. Questo l'ho comprato. La cintura. L'ho comprato nella mia città. È un mercatino dove vendono varie robe militari. E c'era un reparto di robe antiche. E quindi ho detto, diamo un'occhiata. E ho trovato questa cintura e ho detto, mi serve. Ma io ora ti faccio questa domanda, visto che hai detto qua dell'orientamento politico. Io per esempio, come ti hai detto questo, io ammetto che non credo in nessuno. Per me sono tutti parolai politici. Te non sei di questo parere o pensi che qualcuno invece, come della tua idea o di qualcun altro, voglia davvero fare qualcosa per la gente? Credo che oggi, ai tempi d'oggi, non ci sia nessuno di qualcuno che... insomma faccia cose per magari migliorare il proprio stato. Sinceramente i politici di oggi non sono politici. Te vuoi dire qualcosa riguardo alla domanda dei giochi? Non so se vuoi dire anche te la tua. Da dove venite? Io vengo da Toscana, Livorno. Io dal Veneto, Vicenza. Siete venuti in macchina, in treno? Io sono venuto in macchina. E anche io in macchina. Va bene, per concludere, se volete mandare insieme un saluto, volete dire qualcosa per concludere, quello che vi pare. No. Date un saluto generale. Il nostro saluto. Ciao. Allora, ciao, come vi chiamate? Se volete dire i nomi. Arianna. Che cosplay state facendo, anche se si sa?
è tutti, come potete vedere. Volete raccontare se l'avete fatta a mano, se l'avete comprata? Tutto fatto a mano, complimenti. Sì. La facciamo vedere tutta l'attrezzatura. Allora, io siccome parto con lei, poi se volete rispondete anche voi. Io sono un appassionato di giochi. Secondo te i giochi non stanno cambiando in maniera negativa? Mi spiego meglio. Cioè, dei giochi ora che sono diventati come dei film, che si pensa più alla grafica che alla giocabilità, non pensi che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Un po' sì, perché i primi giochi della 1 erano un pochino più complicati rispetto a quelli di adesso della 4. Sto parlando di PlayStation. Ah, quindi. Sì. Computer ce cioè l'hai proprio... Io no, non ci gioco okay. Per certi versi è cambiato chiaramente, però allora sicuramente ci sono stati tanti cambiamenti, però anche la discorsività e la trama che sono cambiate a me piacciono personalmente. Quindi secondo te è un progresso positivo? Sì. Secondo te non è che un domani con questa cosa i giochi potrebbero sparire? No, secondo me no. Secondo me dipende molto dai videogiochi, nel senso che ci sono alcuni videogiochi in cui magari la trama perde significato, in altri invece, ad esempio un gioco che sto facendo io che secondo me ha un'ottima trama e un'ottima giocabilità. E che gioco si tratta? Dragon Age. No, non l'ho ancora provato. È per la PlayStation 3 il primo. No, io sto sul computer, quindi. Secondo me quelli comunque hanno una buona trama, quindi dipende molto da che giochi sono. Anche perché il mio computer non ce la fa più, quindi alcuni giochi vanno, alcuni no. Se volete concludere mandando un saluto, se volete dire qualcosa. Ciao a tutti, buono Luca. Ciao a tutti, buon proseguimento. Ah, dimenticato, da dove venite? Livorno. Da Livorno. Tutti? Siete arrivati in macchina? Macchina. Perfetto. Ciao! Ciao! Ciao, come ti chiami? Riccardo. Che cosplay stai facendo, anche se Captain si sa? America. Ascolta, io siccome sono un appassionato di giochi, ti faccio questa domanda, te la chiedo. Non pensi che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Mi spiego meglio. Che ora c'è i giochi che sono diventati come dei film, che sono reali, che si pensa di più alla grafica che alla giocabilità. Cosa ne pensi? Sei d'accordo con me? Sì, un po' si sta perdendo... l'uso di giocare per quello che è il gioco, solo per vederlo come graficamente. Però io ovviamente non sono di questa politica, che io gioco prima i giochi per la storia, per il gameplay e poi la grafica viene a sé. Allora, da dove vieni? Da Chieti. Sei venuto in macchina, in treno? Macchina. Ascolta, vuoi concludere o vuoi mandare un saluto? Di quello che preferisci. Sì, saluto tutti quelli che stanno vedendo questo video. Ciao! Ciao! Ciao, come ti chiami? Edoardo. Che cosplay stai facendo, anche se si sa? Il corvo. Ascolta, io siccome sono un appassionato di... Ah no, prima ti chiedo se questo cosplay l'hai fatto a mano, se vuoi... Sì, il cappotto e la fascia sono... e i pantaloni sono interamente fatti a mano. Ah, complimenti. Sì, anche il corpo stesso è fatto all'interno di spugna e poi rivestito di velluto, le ali fatte con piume vere, verniciate però diciamo un po' velocemente perché non ho avuto tempo e rivestite con il ferro filato. Siete davvero degli artisti, io non ho questa manualità. Grazie. Ascolta, io siccome sono un appassionato di giochi, ti faccio questa domanda. Dimmi. Non pensi che i giochi stanno cambiando in maniera negativa? Mi spiego meglio. Che ora si pensa di più alla grafica, che cioè dei giochi sembrano diventati dei film. Non pensi che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Sotto questo livello sì, perché personalmente a me non interessa la grafica, non interessa il gameplay, interessa soltanto la storia, che diciamo è appunto il fattore principale di...
che costruisce un gioco. Poi appunto se c'è la grafica, se c'è un buon gameplay è tutto un altro discorso, ben venga se sono fatti bene. Però principalmente personalmente a me interessa più la storia rispetto alla grafica. Ma secondo te con questa cosa non è che un domani potrebbero sparire i giochi? Spero di no, perché comunque sono sempre un passatempo che molte persone usano, e anche stesso così per svagarsi un po' da una giornata piena di lavoro, impegni, studio, quindi diciamo è anche ormai è diventato un'attività vera e propria. Io spero che comunque non vadano a scomparire, perché comunque il videogioco è entri diciamo in un mondo a parte, a sé, che rappresenta e puoi fare diciamo quello che vuoi in base al gioco che si gioca appunto. Da dove vieni? Da Milazzo, Sicilia. Sei venuto in macchina, in treno? In autobus, 13 ore di viaggio. Poi purtroppo ci sono stati quei danni che ci sono stati, sì, in sì. Sicilia, Liguria, terremoti, in Veneto, cose purtroppo. Così, sì, vai. Vuoi concludere mandando un saluto? Sì, saluto tutti e saluto tutti gli appassionati del film Il Corvo. E comunque, ritornando sempre al fatto dei giochi, saluto anche tutti i gamer, perché anch'io lo sono. Ciao, come vi chiamate? Io sono Christian, sono Starlord. Più o meno, cioè, lo so già quali sono i personaggi, però far parte delle domande. Io sono Camilla, oggi Gamora, la donna più letale della galassia. Fino a quel punto. Vai, togliti pure la maschera, vai. Vuoi raccontare come hai fatto, che diciamo hai fatto te questi cosplay? Se ti va di raccontare come hai fatto. Allora, questo sarebbe una pallina di quelle di Natale che si comprano trasparenti, che si assemblano, sono due metà, e l'ho dipinta di nero con la bombetta spray, e poi con la colla a caldo ho fatto delle linee abbastanza a caso, random, e poi l'ho dipinta a mano con la pittura apposta che si usava anche per gli Warhammer, e col pennellino ho fatto tutti questi bordini qui d'argento. Poi ci sarà una versione 2.0 che si aprirà, e ovviamente dentro ci metterò una gemma, che sarebbe la gemma quella del potere che c'è nei Guardiani della Galassia. Facciamo vedere anche tutto il costume. E poi c'è anche altre cose che hai fatto. Sì, che la pistola l'ho comprata di quelle già fatte, quelle bianche arancioni per i bimbetti. E quella è lei. Poi l'ho riverniciata, l'ho fatto io tutti fuori, l'ho riassemblata io. Mentre il casco è quello dell'Hasbro che vendono, l'ufficiale. E la cintura l'hai fatta? Sì, la cintura. Anche questo è fatto a mano e comprato. Questo è comprato. Poi qui la pittura facciale, sì, sono quanto tempo ti ci è voluto? Un'oretta. Su per giù. Va bene. Allora, io siccome sono un appassionato di giochi, ti faccio questa domanda. Non pensi che stiamo perdendo il vero significato dei giochi? Mi spiego meglio, che c'è dei giochi ora che sembrano dei film, che si pensa di più alla grafica che alla giocabilità. Non sì, pensi che stiamo perdendo? Anch'io come diciamo giocatore abbastanza random, però appunto di più anche sulla storia, magari su il background che c'è anche dietro a un gioco, non soltanto al facciamo un gioco perché c'è Spider-Man per dire, e poi in sé il gioco a poco. Fa schifo, ecco. Capace. È soltanto bello da vedere, magari appunto vedi le foto e dici bello, sembra vero, però poi dove vai a giocare non sa di nulla. E la storia manca, ecco, diciamo. Allora, io purtroppo non gioco molto. I miei interessi nell'ambito fandom sono più per quanto riguarda i film, anche per il percorso di studio anche universitario che sto seguendo. E quindi appunto io purtroppo non sono in grado di rispondere in modo tecnico a questa domanda. Vabbè. Ecco, mi dispiace. No, nessun problema. Rispetto a lui. Allora, da dove venite? Ah, io sono di Pisa. Io sono di Firenze. Siete venuti in macchina, in treno? Sì, ci ha portato mio padre in macchina, ci lascia, anzi, qui vicino, se almeno... Sta venendo anche il sole, io ho portato l'ombrello per nulla. Che noi! Ecco, facciamo vedere. Passione. Posso prendere un attimo per sentire... Sì, sì, voglio. No, è leggera, potete vedere. Vai, volete concludere mandando un saluto? Io saluto tutti quelli che mi seguono e posso invitare a seguirmi. Quello che ti pare. Ah, invito a seguirmi su Instagram e su Facebook come su Instagram RayChris96 e su Facebook come RayCosplay.
Anch'io mando un bacio e un saluto a tutti quanti. Vi invito anche a seguirmi sui miei social, Facebook, Queen Black Cosplay, Instagram, Kami96Expo e YouTube, Queen Black. Lui su YouTube invece è? Uguale, come su Instagram, Rechris96. Allora, ciao! Grazie mille, ciao! Ancora non è arrivato. Ciao, allora Chiara, come Ciao. Va? Tutto bene, grazie. È stata una giornata un po' le giornate per via. Io penso il problema principale è stato per il tempo. Sì, effettivamente il tempo non è stato dei migliori sicuramente. Ah, che cosplay stai facendo, Chiara? Ma si sa perché è un personaggio famoso. Sì, sono Janine dei Ghostbusters. E sei qui, diciamo, con lo stand dei Ghostbusters, lo faccio esatto. vedere. La squadra 17. Sarebbe questo. Guarda che bello. Allora, Chiara, ti faccio qualche domanda, che ho qualche domanda nuova. Poi... Va bene. Allora, la prima domanda che ti faccio riguarda per i giochi. Ah, non pensi che stiamo, che poi anche te mi sa che hai fatto qualche gioco di ora, quindi forse mi dici la tua. Ah, non pensi che i giochi di ora sono cambiati in maniera negativa? Mi spiego meglio. Che si pensa di più ora alla grafica, che sono diventati come dei film. Non pensi che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Questo sicuramente succede per le console, per il computer un po' meno. Devo dire che i mercati sono molto divisi, però su piattaforme come Steam, ad esempio, si trova ancora qualcosa di carino. E tu mi pare hai provato il gioco, quello che si chiama Life is Strange, mi pare? Sì. Ecco, quello non pensi che sia un esempio di gioco che cerca di essere un film e che perde la giocabilità? Ma fa parte più che altro, è la nuova generazione di punta e clicca, quindi alla fine ha una sua categoria, basta che non diventino tutti così poi. Non pensi che un domani potrebbero smettere di esserci giochi con questa cosa? No, quello no, perché ci sono tanti appassionati anche a retro gaming e ai vecchi tipi di giochi, quindi non penso, spero proprio di no. Poi ti faccio un'altra domanda che non ho fatto oggi, ma te la voglio proporre. Riguardo il cosplay, ci sono alcune ragazze che vi fanno dei cosplay che sono vestite poco, no? E che secondo te lo fanno per apparire o per fare il cosplay? Cioè, mi spiego meglio, se poi ci va qualche pervertito, succede insomma qualcosa di strano, secondo te un po' se lo cercano o sono liberi di fare cosa gli pare? No, in teoria sono liberi di fare cosa gli pare. Non c'è niente di male, è che a volte si rischia di sconfinare nel non cosplay, cioè non tutto quello che propongono spesso è cosplay, però vabbè, per il discorso dei maniaci quello è colpa soltanto. Quelli ci sono dappertutto. Quello è colpa dei maniaci, quelli ci sono dappertutto e non ci si può fare niente. Anche io così vestitissima purtroppo ho avuto un paio di casi, quindi non c'è niente da fare. Va bene, e sei venuta in macchina o in treno? In treno, penso. No, in macchina. È in macchina, in sei macchina, venuta. Sì. E poi diciamo anche purtroppo quello che è successo in Liguria, in Sicilia. Sì, è stato purtroppo la situazione. Vuoi mandare un saluto se vuoi dire qualcosa per concludere? Seguitemi tutti, sono Chiara Valentine. Ciao. Ciao. Ho visto computer vintage quando ero bambino io, cioè quanto un po' più indietro. Come ti chiami? Mi chiamo Rebecca Mini e vengo da Montecatini. Che cosplay stai facendo, anche se si sa? Sto facendo il cappellaio matto da Alice in Wonderland. Allora, io siccome sono... Ma questo l'hai costruito te o l'hai comprato? Sì, l'ho cucito e costruito io. Ah, il cappello fino alle spalle. Davvero complimenti. Grazie mille. Qui c'è anche, possiamo dire, i ferri del mestiere. Sì, esattamente.
Allora, io siccome sono appassionato di giochi, faccio questa domanda, non so, te fai qualche gioco, qualcosa? Allora, sinceramente no, perché ho cominciato a conoscere questo mondo da solo un anno e poco più, però mi sta avvicinando sempre di più ai GDR e a queste cose qui, quindi pian piano arriveremo anche lì. Allora, non pensi che i giochi stanno cambiando in maniera negativa? Mi spiego, che c'è dei giochi ora che sono diventati come dei film, che pensano solo alla grafica e stiamo perdendo la giocabilità, non pensi? Allora, sì, sinceramente sì, perché si perde magari la trama del gioco, il vero obiettivo, per concentrarci su cose che per me sono un po' futili, sinceramente, perché sì, può essere bella una grafica, ma in un film, in un videogioco l'importante è che ti attragga a giocarci, che ci sia una bella trama, un bello obiettivo, secondo me. Poi queste lenti a contatto fanno un po' impressione. Immagino. Poi la pittura facciale ti ci è voluto tanto? È un'oretta e basta, sì. Da dove vieni? L'hai già detto prima. Da Montecatini Terme. Sei venuta in macchina, in treno? In treno, sì. In treno per concludere, se vuoi mandare un saluto, se vuoi dire qualcosa. Ecco, un buon compleanno a tutti. Posso farvi qualche domanda? Sì, certo. Ciao, come vi chiamate? Ciao, io mi chiamo Arianna, sono rovesciana. Che cosplay state facendo? Se volete un po' raccontare di cosa si tratta. Allora, stiamo facendo Chica e Mari da Love Live. E sono praticamente delle idol. Ma vicino sì si sente meglio. Sì, che c'è. Sono delle idol. E a seconda delle varie... in questo caso sono nel gioco. A seconda delle varie canzoni vinci delle carte che hanno dei vestiti differenti. In questo caso è la versione Halloween del 2017. Ma avete fatto qualche cosa? Dicevo, avete fatto qualcosa a mano di questo costume? Abbiamo fatto tutto. Complimenti. Grazie. Parrucche escluse, il resto è tutto fatto da noi. Complimenti. Grazie. Allora, vi faccio questa domanda. Siccome sono appassionato di giochi, sì, non so se voi seguite un po' i giochi. Io sono più per i fumetti, devo allora essere sincera. Diciamo... PlayStation 4, sì. E Nintendo DS, io. Okay. Non pensate che i giochi stiamo perdendo il vero significato? Mi spiego meglio. Che c'è dei giochi ora che si pensa di più come se fossero dei film, alla grafica, e di meno alla giocabilità. Non pensate che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Allora, io lavoro come grafica normalmente, quindi per me la grafica ha fatto un notevole passo avanti in diversi giochi e a me piace tanto questa cosa. Però non pensi che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Diciamo che ci sono tante cose, vengono inserite tante attività, tante, a volte troppe, che distraggono dalla storia principale spesso, secondo me. Questo lo noto soprattutto nel Nintendo DS, perché c'è la connessione a internet, gioca con gli amici, gioca con quello, giochi dall'altra parte del mondo e poi la storia la perdi completamente. Ecco, ti faccio questa domanda perché io di solito sto dietro solo al computer. Okay. Ma come funziona la connessione internet in una console? Praticamente se ti va di raccontarlo. Sì, c'è il wireless, tipo nel Nintendo DS c'è questo tastino che serve per accendere il wireless, ti connetti. C'è tipo un modem, quindi? Sì, è una sorta di modem piccolino, serve per, insomma, ti connetti e poi sei attaccato a internet. La connessione del cellulare. Sì, è come se fosse un cellulare. Come se fosse un cellulare, praticamente. Oh. E poi puoi connetterti e giocare con le altre persone. Oh. Chiaramente se la connessione non c'è o è scarsa, il gioco è rovinato, però ciò che rovina il gioco, come dicevi te, si perde la giocabilità, in quel caso lì secondo me si perde se soprattutto uno gioca solo per livellare, per crearsi la build, la skin, mentre invece il gioco è divertimento. Quindi quelli che magari dicono no, con te non gioco perché devo livellare, oppure che non hai abbastanza punti, quindi è lì che si perde la giocabilità, quando ci si prende troppo sul serio. Vabbè, vi faccio anche quest'altra domanda che ho fatto a poche persone, la chiedo anche a voi. Okay. Allora, riguarda alcune ragazze in cosplay, no? Okay. Che sono... Sfondo la porta aperta. Donna? Ah no, mi sembra avesse chiamato. No. Riguardo alcune ragazze in cosplay che sono poco vestite. Secondo voi lo fanno per apparire o per fare il cosplay? Non pensate che facendo questo un po' se lo creano loro il problema? Guarda, con me sfondi una porta aperta, perché io sono un po'...
Allora, secondo me se il personaggio è svestito di suo, allora è giusto che loro lo facciano in quel modo. Ma se quando reinventano, tipo al maschile reinventano il personaggio e lo devono rifare tutto svestito, cioè non è necessario secondo me, cioè tanto una bella ragazza comunque, non ha bisogno di svestirsi a parer mio. E un bel cosplay è un bel cosplay a prescindere dalla nudità. Quanto è coperto? Cioè secondo me un bel cosplay lo vedi come può essere tipo il suo, è un bel cosplay perché c'è cura nel dettaglio, c'è impegno, si vede, le piace il personaggio, quindi è, secondo me è tutta questione di, non so, forse lo fanno perché vogliono apparire, non lo so perché non entro nella loro testa, no. Però poi cioè, chi è cosplayer comunque già di suo vuole un po' apparire, un po' egocentrico rispetto sì, a altri. Sì, io mi riferivo anche a quelli. Però dipende sempre dal personaggio se lo richiede o no. Quindi cosplay è rispecchiare il personaggio. Se non rispecchi può essere un personaggio vestito ma nudo, non è cosplay. Cioè, quindi se non rispecchia non è cosplay, secondo me. Quindi deve essere somigliante. Sto durando molto l'intervista. Essere... siamo troppo chiacchieroni. No, va bene, che magari non vorrei che Luca va andare via. Se do noia. No, magari certo se. Io vedo anche tipo tanti personaggi tipo Darth Vader al femminile. In mutande non ha senso, cioè o lo fai con una tuta quello nera. Quello fa per apparire probabilmente. Secondo me sì, perché o lo fai con una tuta nera, con il casco, tanto cioè che sei una donna si vede comunque le forme, le vedi sotto anche una tuta, quindi così. Secondo me non è necessario stare nudi per fare, per il fare cosplay. Un cosplay, no? Allora, da dove venite? Firenze, da Fucecchio. Siete venuti in macchina, in treno? Noi siamo venuti in macchina, abbiamo preso un appartamento. In macchina, partiti da stamattina, purtroppo l'unico giorno che si riesce a stare in fiera. No, io invece mi sembra che stranamente si circola un po' di più oggi. Sì, rispetto vedere. Agli altri giorni sì. Vabbè, se volete concludere mandando un saluto, se volete di qualcosa. Ciao a tutti, se volete passate sulla mia pagina, Aristice e Luca Panda. Tutto senza problemi. Aristice e Luca Panda, se vi va così, se vi va di supportare un po' e di sopportare i miei lavori. Invece sono Robby Chan, se vi va di seguirmi sulla mia pagina è Robin Eco Chan. Ciao! Ciao! Ciao, come ti chiami? Ciao. Quasi quasi mi metto a sedere anch'io, guarda, sono stanco. Mi chiamo Beatrice, oggi sono Violet. Vuoi dire brevemente cosa si tratta di questo personaggio, se ti va? Praticamente in un'epoca ottocentesca postmoderna, delle ragazze educate a scrivere a macchina venivano chiamate da chi non sapeva farlo per poter scrivere lettere ai propri cari che erano sul fronte di guerra. Ma questo qui è un anime? È un anime. Sì, è un anime di Netflix. No, io non lo conosco perché non so nemmeno cos'è, cioè l'ho sentito dire ma non lo so. Va bene, allora, io vengo chiamata in giro con la valigia e dentro ho la macchina. Questa è tua, questa valigia qui. Sì. Bella, una valigia mandava una volta. Sì. Di qualche tuo parente? L'ho senza comprata, dire. Comprata vintage, sì. Va bene. Allora, io siccome sono un appassionato di giochi, te un po' fai qualche gioco per farmi un'idea, per il computer. Tempo fa avevo più tempo per giocare, adesso non più tanto. Allora, ti faccio questa domanda, però aspetta, mi metto su perché sento la scheda. Allora, ti faccio questa domanda riguardo i giochi. Non pensi che i giochi stanno cambiando in maniera negativa? Mi spiego meglio. Che c'è dei giochi ora che sono diventati tipo come dei film, che si pensa di più alla grafica che alla giocabilità. Ah beh sì, molti giochi adesso appena usciti sono, diciamo, sono anche piacevoli per chi non gioca, sono fatti in modo di film proprio, sì. Si è perso un po' magari quella che era la principalità della storia e del giocatore che doveva finirlo. Si pensa più magari al contesto che c'è intorno. Più all'apparenza, stesso. Via. Sì. Quindi secondo te un domani potrebbero sparire i giochi per questa no, cosa? No, probabilmente ci sarà una regressione e si tornerà indietro. Che la gente si stuferà e allora ci sarà un controcorrente. Ascolta, da dove vieni? Trieste. Purtroppo è dove sono, mi pare sono successe anche laggiù dei danni. Come in città da noi proprio no, però in Friuli sì. Purtroppo lì in Liguria, in Sicilia. Senti,
Insomma, devo chiedere. Ah, sei venuta in macchina o in treno? Treno. In treno. Vuoi concludere mandando un saluto, se vuoi dire qualcosa? Come preferisci te? Saluto e ringrazio tutti quelli che si sono fermati a fotografarmi e a farmi complimenti per il mio costume. Perfetto, ciao. Ciao, buona fiera. Ah, io ti lascio la videocamera perché mi va e ti dici te qualche commento mentre vi prendi in giro del Lucca Comics. Allora, siamo stati contenti che oggi c'era bel tempo. Sì. Venerdì quando sono arrivata pioveva, quindi ero un po' depressa. E per fortuna però il tempo è migliorato e come si vede la gente ne approfitta. Speriamo che non venga sulla sera il tempo brutto. Speriamo che resista fino a domani mattina e buon giro a tutti. Questo è il bello, vedete, di me, che io passo la videocamera a qualcuno così solo per dargli, per far provare, per vedere cosa dice, così. Ciao! Ciao! Medievali. Farò un po' di Photoshop, niente. Non tanto vicino? Ah, no. Ma è addestrato, è proprio... Sì, sono falconiere. Ah, sei fa... Manda un saluto, vai, ciao! Ciao! Saluta Cody. Saluta Anacleto. Ciao! Poi togliti pure la maschera così faccio qualche domanda. Ah, ciao, come vi chiamate? Io sono Federico. Io sono Mina. Che cosplay state facendo? Che questo, no, guarda, sono sincero, non ho la minima idea di cosa sia. Stiamo facendo due personaggi di Destiny, il videogioco. Io sono Kate e lei è una cacciatrice. Io sono una cacciatrice generale. Ma questi cosplay li avete fatti a mano, l'avete... Allora, la parte in forma l'ha fatta tutte lei, sia le sue che le mie. E invece sono questa e la maschera sono stampate in 3D. Ah. Mentre questo qui l'ha fatto sempre lei col cartone. Ah, complimenti per questi lavori. Ah, io siccome sono appassionato di giochi, faccio questa domanda. Non pensate che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Mi spiego meglio. Che c'è dei giochi ora che sono diventati come dei film, che diciamo si pensa di più alla grafica che alla giocabilità. Non stiamo perdendo il vero significato del gioco, secondo voi? Sì, da una parte sì, perché ci sono appunto molti giochi che prediligono la parte grafica lasciando un po' a desiderare tutto il resto e quindi poi o per brevità o per proprio mancanza di contenuto il gioco è fine a se stesso, nel senso che si riassume diciamo a una sequenza di video e basta. Mentre sono delle idee che invece ce ne sono alcuni di alcune case come CD Projekt che fa The Witcher piuttosto che la Bethesda, che fanno ancora alcuni giochi dove sì c'è una parte di video ma non curano troppo la grafica prediligendo invece la parte quella dei contenuti, e penso sia la strada quella giusta. Io la penso assolutamente come lui, solo ho sempre pensato che alla fine creare una storia, mettere appunto su delle idee per creare una storia migliore, creare una storia che appunto coinvolge di più giocatori e che non fa creare un flame o tante critiche, non ci vuole tanto, anche perché alla fine creare una storia basta che prendi una carta, una penna, scrivi una storia, monti su qualche idea, mentre per la grafica è molto più complicato perché ci vuole dietro l'art director, il creatore, i disegnatori, la parte grafica, la 3D, 4D se vogliono anche metterlo, è molto più complicato. Quindi secondo me se riescono a bilanciare il fatto della grafica con delle storie molto più coinvolgenti andremo molto meglio. Ma secondo voi potremmo arrivare a un domani che non spariranno giochi, secondo voi? Che spariranno no, ma che si evolveranno, che addirittura arriveremo ad esempio tipo una cosa come Sword Art Online, che saremo sdraiati nel nostro letto con un casco e praticamente noi saremo proiettati dentro un gioco, sicuramente sì. Speriamo di no, perché sennò poi c'è della gente diventa tipo degli ibridi, esatto. Mezzi umani, mezzi esatto. Gioco.
Ah, da dove venite? Noi veniamo da Roma. Siete venuti in macchina? Sì, treno. Siamo venuti in macchina sabato mattina, ieri mattina, e siamo fatti tutta la giornata ieri e poi oggi. Ecco, una domanda che ho sentito dire in giro, ma sull'autostrada poi, al ritorno, quando è finito il Lucca Comics, c'è tutto bloccato il traffico oppure andate lì? Immagino che sarà abbastanza bloccato. Mai stato a Lucca per la prima volta, mentre io sì, di solito per mia esperienza personale in passato sì. Purtroppo capitava spesso di beccare tanto traffico al ritorno. Vabbè, la volete concludere mandando un saluto, dicendo quello che volete voi. Buon gioco a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Impressionante questa specie di lago, questo ponticello. Mandate un saluto! Tu corri, arrivi fino lì, poi salti e ti fermi sopra di sotto perché non è lentamente. Per cambiare 2 euro? Allora, ciao, come vi chiamate? Elisa, io sono Asia. Che cosplay state facendo? Io più o meno mi pare di aver capito. Natsu da Fairy Tail, in versione femminile. Io sono la principessa Mononoke. Che viene dal la principessa Mononoke, appunto, del cartone di Hayao Miyazaki. L'ho già rivisto, non mi ricordo dove. Non so, vabbè. L'avete fatti voi questi cosplay? L'avete fatti a mano? Sì, io uso da un bel po', quindi l'ho così. Anche questo qui della tua amica l'hai fatto? No, questo è la presa lei. Io siccome sono appassionato di giochi, ma vicino si sente meglio. Secondo voi i giochi non stanno cambiando in maniera negativa? Mi spiego meglio. Che si vede dei giochi ora sono diventati come dei film, che si dà più importanza alla grafica che alla giocabilità. Secondo voi non stiamo perdendo il vero significato del gioco? Sì, io non è che sia una grande videogamer, però comunque sono migliorati da una parte e magari peggiorati per quanto riguarda la trama o comunque questi aspetti qui, diciamo. Poi non me ne intendo, ripeto, quindi però comunque sì, in parte sono d'accordo con lei. Sì, in effetti guardano molto sulla grafica e poi nella giocabilità è molto difficile perché magari anche si guardano la grafica e poi magari è un gioco che se per sé non ha niente di bello come magari quelli più, diciamo, un po' più di quelli prima. Sì, un po' più di prima. E, cioè io non sono proprio, cioè non gioco tanto, però lo noto perché ho persone vicino a me che... Faccio un'altra domanda che è più sul cosplay. Secondo voi c'è alcune ragazze che si vestono poco, no? Fanno questi cosplay, secondo voi lo fanno per fare il cosplay o per apparire? Pensate che se un po' poi ci viene della gente strana, no? Tipo pervertiti così, secondo voi un po' il problema se lo cercano loro o sono libere di fare quello che vogliono del cosplay? Allora, da un lato ci sono quelle persone che magari sono attratte dal personaggio e allora lo fanno. Dall'altro invece c'è quella persona che vuole mettersi semplicemente in mostra, magari il fisico, cose del genere, e fa cosplay in quel modo. Quindi sì, dopo se attirano l'attenzione di persone un po', diciamo, non gradite, è anche un po' andarsi a cercare queste cose. Io penso che sia lo stesso discorso del violenza sessuale, se l'è cercata o meno. Quindi magari a quel punto lì no. Non a quel punto, cioè non a quel livello.
però fondamentalmente credo che tutti siano liberi di vestirsi come gli pare e nessuno ha il diritto, anche se magari io sto in reggiseno e slip, ha il diritto di rompere i cosiddetti, però no, nel parla senso pure liberamente. Ci sono comunque molte persone che magari lo fanno per apparire, però non sono d'accordo sul fatto che comunque attirino persone non gradite, insomma, cioè ognuno fa quello che vuole, insomma, è il mio stile di vita questo, quindi. Da dove venite voi? Io vengo da Arezzo. Anch'io vengo da Arezzo. Siete venuti in macchina, in treno? Sì, abbiamo fatto un tratto con il treno e un tratto in macchina. Vabbè, volete concludere mandando un saluto a qualcuno? Se volete dire qualcosa? Quello che volete voi. Fate quello che vi pare della vostra vita, vestitevi come vi pare e niente, buona vita. Niente, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, come vi chiamate? Niccolò. Margherita. Che cosplay state facendo, anche se si sa? Joker. La sua ragazza Harley Quinn. Allora, io siccome sono appassionato di giochi, vi faccio questa domanda. Secondo voi i giochi non stanno cambiando in maniera negativa? Mi spiego meglio. Che ora sembrano diventati dei film che si pensa più alla grafica che alla giocabilità. Allora, secondo me sì, un po' stanno cambiando, però comunque vanno lo stesso perché la gente, diciamo che si adatta a questo e comunque riesce a farsi piacere questa nuova modalità. Secondo te un domani potrebbero sparire i giochi con questa cosa? No, quelli secondo me continueranno sempre, anche perché comunque la gente è appassionata e quindi ci saranno sempre. Non so se vuoi dire qualcosa anche te. No, anch'io, per me lo stanno ridicolizzando, diciamo, questo Joker, perché da passare a un pazzo diventa pazzo comunque, ma non come era prima, quello vecchio. Vabbè, comunque la domanda dei giochi in generale parlavo. Stanno diventando dei film e si sta perdendo il vero significato del gioco. Ah sì, cioè ci gioco poco, ma vedo anche lui a volte ci gioca e no. Va bene, da dove venite? San Giovanni Valdarno. Siete venuti in macchina, in treno? In macchina, sì. Volete concludere e mandare un saluto se volete dire qualcosa? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Prego, prego. Ciao, come ti chiami? Giulia. Che cosplay stai facendo? È un original, un personaggio inventato. Ah, mi puoi dire di cosa si tratta? Se ti va di raccontarmi. È un progetto fatto tutto in base ai miei gusti, ai miei colori preferiti. Adoro. Sembra, mi ricorda a vederlo, mi viene in mente l'autunno. Esattamente, ho indovinato. Che è la mia stagione preferita. Ah. Ah, io siccome sono un appassionato di giochi, ti chiedo questo. Cioè, i giochi di ora che siamo diventati come dei film, sì. E si pensa di più alla grafica che alla giocabilità. Qual è il tuo parere riguardo questa cosa? Non pensi che stiamo perdendo il vero significato del gioco? Ah, assolutamente no. Ogni storia deve essere raccontata con il mezzo più adeguato. Un caso di un videogame di questo tipo è tra il Become Human, in cui si è giocato molto sulla mimicità, sugli attori. E quindi si è usato la mimica degli attori piuttosto che altri mezzi. È un mezzo, a ogni cosa, a ogni messaggio bisogna usare la tela adatta. Quindi secondo te è una cosa positiva questa cosa? Laddove serva sì, laddove non serve vado per l'astratto, il disegno e l'illustrazione. Non pensi che un domani i giochi potrebbero sparire? No. No, secondo te è un mezzo che invece sta andando a gonfie vele, ci sta spingendo molto oltre ora. Molto bello anche questo, volevo riprendere, l'hai fatto te a mano, sì. Bellino, le foglie sono vere? Sì. Bellino, davvero complimenti per il tuo Grazie personaggio. E da dove vieni? Sanremo, Liguria. Sei venuta in macchina? Auto. Anche col problema del ponte che è da poco caduto. C'è stata una disgrazia al ponte Morandi, io arrivo proprio a Ponente, ma per arrivare ovunque in Italia devo attraversare attraverso tecnicamente quel ponte, adesso abbiamo dovuto fare un altro giro. No, perché stavo pensando a quello che è successo in Liguria, in Sicilia,
da noi quando in tutta Italia, quando piove è un problema. Ascolta, per concludere, se vuoi dire qualcosa, se vuoi mandare un saluto, quello che preferisci tu. Saluto la fiera in sé, tutti. Ciao, grazie. Ho fatto queste riprese e sono distrutto perché ho fatto tutto il giro delle mura. Non ce la faccio più. Penso che ora te sei l'ultima intervista e poi me ne vado a casa. Vado alla stazione e vado a casa. Ti capisco benissimo. Cosa ne pensi? Penso che sia stancante, Luca è stancante. Cosa ne pensi? No, una brava persona, un cosplayer, accetta sempre ben volentieri quando qualcuno si interessa al suo cosplay, penso. Allora, ciao, come ti chiami? Ti chiamo Lavinia. Che cosplay stai facendo? Frull Tebes di Ovarino Seraph. Aspetta, non so se sei... Frull Tebes di Ovarino Seraph. Allora, questo qui l'hai comprato o l'hai fatto a mano? Il vestito l'ho comprato. Il braccio l'ho fatto, cioè il manichino già c'era. Allora, io siccome sono, mi avvicino, si sente meglio, siccome sono appassionato di giochi, te te intendi un po' di giochi? Beh. Allora, riguardo i giochi di ora, no? C'è alcuni giochi che sembrano diventati dei film, che si guarda di più alla grafica che alla giocabilità. Non pensi che stiamo perdendo il vero significato dei giochi? Per quanto ne so, penso che la grafica comunque diciamo inciti qualcuno a giocarci alla fine. Per quanto riguarda il gioco in sé, non so quanto peggiori non nel giocarci, però penso che la grafica sia importante perché, come dire, fa una sua parte d'apparenza, via. Sì, appunto. E secondo te non è che con questa cosa domani i giochi potrebbero, cioè un domani i giochi potrebbero sparire? Sparire non penso, perché comunque c'è molta gente che ci gioca tuttora nonostante magari siano peggiorati, è qualcosa che comunque va tuttora. Va bene, quell'altro. Da dove vieni? Da Roma. E sei venuta in macchina, in treno? In pullman. In pullman. Sì. Beh, per concludere, se vuoi mandare un saluto, se vuoi dire qualcosa, quello che vuoi te. Niente, un saluto da Luca Comics and Games e grazie mille. Ciao!